Buongiorno a tutti, io sono Alfredo, benvenuti sul mio canale. Oggi ci divertiamo a riparare questa sveglia digitale a LED che non funziona correttamente. Alimentazione da 6 volt anche tramite 4 mini stilo. Queste sveglie sono molto economiche, hanno un aspetto finitura legno e hanno anche un sensore per visualizzare la temperatura in alternanza con l'orario. Ma vediamo più da vicino qual è il problema della mia sveglia. Con il mio fedele alimentatore variabile vado ad inserire l'alimentazione a 6 volt attraverso questo jack di alimentazione, positivo al centro, negativo al lato. Imposto una tensione di circa 5 volt. Il display a LED sembra funzionare a tratti. Toccando infatti il connettore, il display va e viene. Bene, vediamo come riparare questa sveglia. Innanzitutto, il primo problema è quello di aprire questa sveglia perché non vedo viti da nessuna parte e quindi presumo che ci sia una chiusura a pressione lungo tutto il bordo. Anche nel vano batteria non sono presenti viti, ma c'è un altro slot che presumo sia per la batteria di backup. Trattasi di una batteria litio a bottone. Misurandone la tensione abbiamo circa 3 volt, quindi questa batteria è in buono stato. Non rimane che affidarmi per l'apertura al mio grimaldello. Quando effettuate queste operazioni usate la massima delicatezza per evitare di rompere le plastiche. E alla fine riesco ad avere la meglio. Il circuito è diviso in due parti, la parte del display a LED collegata attraverso un flat al circuito principale. Sebbene piegato, il cavo flat non presenta interruzioni. Esaminando più da vicino questo circuito, in primo piano, oltre al microprocessore, troviamo quattro transistor che presumo servano a pilotare in maniera sequenziale le quattro cifre del display. Nel circuito, oltre al cicalino, troviamo anche un microfono che permette di attivare il display a LED al rilevamento di rumori nella stanza. In questa sveglia è presente una funzione che riattiva il display ogni qualvolta sente un rumore. Alimentando nuovamente la sveglia e toccando il connettore, appare evidente che sia proprio lui il problema. Bene, una volta localizzato il guasto andiamo a smontare il PCB per accedere a questo connettore di alimentazione. Nell'effettuare queste operazioni prestate sempre la massima attenzione, io inavvertitamente ho interrotto il cavo che collega la cicalina del buzzer. A quanto pare il jack di alimentazione è a sua volta montato su un altro PCB più piccolo che si innesta sul PCB principale, le cui saldature, a causa del movimento meccanico, hanno ceduto e interrotto le piste. Pertanto queste saldature non sono più riutilizzabili. Vado immediatamente a rimuovere questo PCB dal lato delle saldature. Noto che una delle piste si è completamente rimossa dal PCB e quindi dovrò bypassare questo collegamento. C'è da dire che la qualità delle piste di questo circuito stampato comunque lascia molto a desiderare. In questo schema possiamo osservare il funzionamento di queste sveglie. Abbiamo l'ingresso 5 volt che viene convertito a 3,3 volt da un convertitore low dropout, tradotto a basso consumo di corrente. Abbiamo un microprocessore principale che controlla il buzzer della cicalina e il sensore di temperatura e il display a 7 segmenti, 4 cifre multiplexato. E dunque la cifra da visualizzare transita su un unico bus, ma di volta in volta, attraverso i 4 transistor che abbiamo visto inizialmente, viene attivata la cifra del minuto o dell'ora che intendiamo visualizzare. Infatti la flat presenta una decina di conduttori. Di questi, 7 serviranno per il segmento della cifra del display e gli altri 5 per selezionare la cifra da visualizzare, compresi i due punti. Questo
Questo sistema di visualizzazione multiplexing è comune a molti display attuali. Infine troviamo un real-time clock o RTC, che è una sorta di orologio interno all'orologio stesso che è alimentato dalla batteria da 3 volt di backup al litio a bottone che abbiamo visto inizialmente. Senza la batteria a bottone, la sveglia perderebbe l'orario ogni volta che ci scolleghiamo dall'alimentazione a 5 volt. Bene, a questo punto andiamo a bypassare questa connessione fasulla andando a collegare direttamente un cavo per il ground, per la massa, al relativo pin del connettore di alimentazione, nonché a collegare un cavo al positivo dello stesso connettore. Il terzo pin serve per scollegare la batteria ogni qualvolta si collega all'alimentazione esterna, ma io non andrò a risaldarlo perché non mi interessano le batterie. Vado a reinserire nella sua sede il jack di alimentazione. Accanto a quest'ultimo abbiamo il microfono che rileva il rumore dell'ambiente e la cicalina del beep che dobbiamo andare a risaldare. Vado a ripristinare questo collegamento effettuando la saldatura. È il momento di collegare questi due cavi al circuito stampato per fornire alimentazione alla sveglia. Vi ricordo che se avete bisogno di consulenza potrete inviarmi una mail all'indirizzo alfred73electronics@libero.it. Prima di rimontare il tutto, come al solito, facciamo un piccolo test di alimentazione. Inizialmente abbiamo il check dei segmenti del display e poi dovrebbe apparire correttamente l'ora. Da notare che la sveglia funziona anche con una tensione inferiore a 5 volt, abbassandosi la luminosità, cosa che potrebbe essere molto utile nella camera da letto. A tal proposito, credo proprio che alimenterò questa sveglia con una tensione inferiore. Prima di rimontare il tutto, con della colla a caldo vado a fissare il jack di alimentazione sul suo contenitore per prevenire in futuro altri problemi. Se vi piacciono le mie riparazioni elettroniche, questo è il momento di mettere un bel like e valutare anche l'iscrizione al mio canale per supportarmi. Questo è il miglior modo per ringraziarmi. Finalmente, con delicatezza, posso andare a richiudere a pressione il contenitore nella sua sede. Ed è a questo punto che, osservando il frontale di questa sveglia, mi accorgo che c'è della plastica sollevata che vado immediatamente a rincollare con della colla artiglio. Per alimentare questa sveglia appena riparata andrò a utilizzare un alimentatore switching da 4,5 V 150 mA. Concludiamo passando in rassegna le varie funzioni di queste sveglie. Premendo a lungo il pulsante set nel posteriore possiamo regolare sia l'ora che i minuti di questa sveglia. Per dovere di cronaca, questa sveglia possiede ben 3 allarmi A1, A2 e A3 impostabili tutti separatamente. È presente una funzione di risparmio energetico SD che, impostando su ON, provvede a spegnere il display dopo tot secondi e a riaccenderlo soltanto in presenza di un rumore nella stanza. Bene, il microfono funziona ancora. Per concludere, esistono due modalità di visualizzazione, DP2 e DP1. Nella modalità DP1 l'orario si alterna con la temperatura, mentre nella modalità DP2 l'orario è fisso senza indicazione della temperatura. Con il pulsante down è possibile switchare tra gradi centigradi e gradi Fahrenheit. Bene amici, la mia sveglia appena riparata è tornata al suo posto in camera da letto, a me non rimane che ringraziarvi per la visione e darvi appuntamento come al solito alla prossima volta. Thank you.